premio alla storia dell'italiano scritto, in realtà è un premio in cui ci si vede in tre, siamo i tre curatori di quest'opera pubblicata attraverso un decennio, ma in realtà siamo molti di più, ci si vede in tre, ma siamo quasi 60, siamo molte decine, le molte decine di autori che sotto il nostro coordinamento hanno scritto pagina per pagina quest'opera che racconta sotto una prospettiva che vuole essere nuova e un po' appunto diversa dal solito, la storia della lingua italiana. Cesare Pavese è un autore naturalmente rappresentato, presente nella nostra opera, come tutti i grandi autori della prosa letteraria italiana, ma ecco, la nostra opera si caratterizza anche proprio per non essere troppo fissata o troppo attenta alle singole personalità, alle singole individualità, quanto piuttosto al tentare di cogliere le grandi tendenze e i motivi e gli elementi che attraversano trasversalmente la storia della lingua italiana. Quindi Pavese c'è, ma non c'è, come forse ci si potrebbe aspettare in una storia concepita in modo tradizionale, un capitolo su Pavese, ma d'altra parte non c'è neanche un capitolo su Leopardi o su tanti altri scrittori della nostra storia letteraria.